Adesso io inizio del giro 22, vengo dopo al mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado nel mio terzo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto. Nel prossimo punto alto, che è il quarto, un punto alto. Nel prossimo, che è il quinto, un punto alto. E così io continuo fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo punto alto, quello che è il numero 17 del giro sottostante. Dopo io ritorno per lavorare nelle catenelle insieme. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultimo punto alto, per quello qui io ho un totale di 16 punti alti. Adesso io vengo qua dove ho la catenella e lavoro 3 punti alti. Faccio il primo, il secondo e il terzo. Così io rimango con un totale di 19 punti alti. Lavoro 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Salto le 4 catenelle senza lavorare, vado lì dove ho i prossimi 17 punti alti, salto il primo senza lavorare, vado nel secondo e lavoro un punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto, nel quarto un punto alto e così io continuo fino ad arrivare nell'ultimo di loro. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultimo punto alto, per quello io ho lavorato 16 punti alti. Adesso io vado nella catenella e lavoro 3 punti alti. Allora faccio il primo, il secondo e il terzo. Così io rimango con 19 punti alti. Lavoro 4 catenelle. Salto le mie 4 catenelle senza lavorare, vado dove ho i prossimi 17 punti alti, salto il primo senza lavorare, vado nel secondo e lavoro un punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto. Nel quarto un punto alto e così io continuo a lavorare fino ad arrivare là nell'ultimo punto alto. Poi vado dove ho la catenella e lavoro 3 punti alti, così rimango con 19 punti alti. Faccio le mie 4 catenelle e così io continuo a lavorare tutto questo mio giro. Ho già lavorato tutto questo giro, ho fatto le mie ultime 4 catenelle. Per questo adesso vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato 3 catenelle, vado nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado nel mio secondo punto alto, lavoro un punto alto. Vado nel terzo punto alto, lavoro un punto alto, nel quarto un punto alto e così io continuo fino ad avere 19 punti alti. Ho già lavorato i 19 punti alti. Adesso io vengo qua dove ho le 4 catenelle, vado nella prima catenella e lavoro un punto alto. Vado nella seconda catenella, lavoro un punto alto, nella terza un punto alto e nella quarta un punto alto. Vengo qua dove ho i 19 punti alti, farò un punto alto per ognuno di loro, per quello vado nel primo, lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto. Nel terzo un punto alto, nel quarto un punto alto e così continuo fino ad arrivare nell'ultimo punto alto. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultimo punto alto, adesso vengo dove ho le 4 catenelle, vado nella prima catenella, lavoro un punto alto, nella seconda lavoro un punto alto, nella terza un punto alto e nella quarta un punto alto.
Adesso io inizio tutto un'altra volta, vengo qua dove ho i 19 punti alti, vado nel primo, lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto e così io continuo fino ad arrivare nell'ultimo punto alto. Poi vengo qua dove ho le 4 catenelle, lavoro un punto alto per ognuno di loro. Lavoro così in tutto il mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, già sono andata nella terza catenella e ho chiuso con punto bassissimo. Adesso io inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado dove ho il secondo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto. Vado nel terzo punto alto, lavoro un punto alto. Nel quarto un punto alto. Nel quinto un punto alto, così io rimango con 5 punti alti. Lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro lì il mio primo punto alto. Vado in quello dopo, lavoro il secondo, in quello dopo lavoro il terzo. In quello dopo il quarto, in quello dopo lavoro il quinto, così io rimango con altri 5 punti alti. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. In quello dopo lavoro il mio secondo punto alto, in quello dopo il terzo, in quello dopo il quarto. In quello dopo il quinto, così io ho altri 5 punti alti. Lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e inizio a fare i prossimi 5 punti alti. Allora così lavorerò tutto questo giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho fatto gli ultimi 5 punti alti e una catenella di separazione. Adesso vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho iniziato lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado nel mio secondo punto alto, lavoro un punto alto. Nel terzo un punto alto. Nel quarto un punto alto e nel quinto un punto alto, così io rimango con 5 punti alti. Faccio 2 catenelle, salto la catenella senza lavorare, vengo qua dove ho i prossimi 5 punti alti, faccio un punto alto per ognuno di loro. Per quello vado nel primo e lavoro un punto alto. Nel secondo un punto alto. Nel terzo un punto alto, nel quarto un punto alto e nel quinto lavoro un punto alto, così io rimango con altri 5 punti alti. Lavoro 2 catenelle. Salto la catenella senza lavorare, vengo qua dove ho i prossimi 5 punti alti, lavoro un punto alto per ognuno di loro e così io continuo a lavorare tutto questo giro. Ho lavorato il mio giro fino a fare le ultime 2 catenelle. Adesso vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho fatto 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro, che è anche l'ultimo giro, entrando dove ho il secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo nel mio terzo punto alto e lavoro un punto basso. Adesso io salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho le 2 catenelle, lavorerò qua dentro. Lavoro una catenella, vado là dove ho le 2 catenelle e lavoro un punto alto. Lavoro 3 catenelle, una, 2 e 3. Vado nella mia prima catenella e lavoro un punto bassissimo.
Così ho fatto un picot. Ritorno nelle mie due catenelle e lavoro un punto alto. Faccio 3 catenelle, vado nella prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho un altro picot. Ritorno nelle due catenelle e lavoro un punto alto. Lavoro 3 catenelle. Vado nella prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Ritorno nelle mie due catenelle e lavoro un punto alto. Così ho lavorato 4 punti alti separati da picot. Lavoro una catenella. Vengo qua dove ho i 5 punti alti, salto il primo e il secondo senza lavorare, vado nel terzo punto alto e lavoro un punto basso. Lavoro una catenella, salto 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho le 2 catenelle e farò la stessa cosa che ho fatto qua, per quello lavoro un punto alto, 3 catenelle, vado nella mia prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Ritorno nelle due catenelle e lavoro un altro punto alto. Faccio 3 catenelle. Vado nella prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Ritorno nelle due catenelle e lavoro un punto alto. Lavoro 3 catenelle. Vado nella prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Ritorno nelle mie 2 catenelle e lavoro un punto alto. Faccio una catenella e vengo qua dove ho i 5 punti alti. Salto il primo e il secondo senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto basso. Lavoro una catenella, salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho le 2 catenelle e lavoro un punto alto. Faccio 3 catenelle, vado nella prima catenella e lavoro un punto bassissimo, ritorno nelle 2 catenelle e lavoro un punto alto. Faccio 3 catenelle. Vado nella prima catenella, lavoro un punto bassissimo, ritorno nelle due catenelle, lavoro un punto alto. 3 catenelle, vado nella prima e lavoro un punto bassissimo, ritorno nelle due catenelle e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella e vengo qua dove ho i 5 punti alti. Salto il primo e il secondo senza lavorare, vado nel terzo e lavoro un punto basso. Dopo lavoro una catenella, vado là dove ho le 2 catenelle e faccio tutto un'altra volta. Allora così lavorerò tutto il mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho finito qua facendo i 4 punti alti separati da picot e ho lavorato una catenella. Adesso vengo qua dove ho iniziato il mio giro, nel terzo punto alto avevo lavorato un punto basso, vengo in questo punto basso e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito il mio giro. Il mio lavoro già sta pronto, posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché così il mio lavoro già sta pronto. E così è già il mio lavoro finito. Grazie a tutte e alla prossima!